Buongiorno a tutti amici, bentornati nel mio canale. Sto andando a Pescara insieme al mio amico Manuel presso la concessionaria ufficiale Yamaha Faieta per fare una prova della Yamaha Tracer 9 GT Plus in inglese o Plus in latino. È una moto interessante, dello stesso segmento della mia Tiger, che sto pensando di cambiare. Sto prendendo l'asse attrezzato che porta a Pescara, io abito a Chieti. Va bene amici, allora io vi do appuntamento a più tardi quando mi troverò a bordo della Tracer 9 GT Plus, così vi spiegherò quali sono le mie prime impressioni di guida. A dopo amici, ciao ciao, ciao. Sono arrivato a Pescara, mi trovo vicinissimo alla sede della Yamaha di Faieta, Faieta Motors, eccola qua, sono praticamente arrivato. Mario, allora io ti ringrazio, mi stai facendo fare la prova con questa fantastica Tracer 9 GT Plus. Questo è il Plus che fa la differenza e io ti ringrazio per darmi questa possibilità. Adesso io vado a fare un giro, così farò vedere anche ai miei amici quello che noi combiniamo, quello che noi facciamo e decidiamo se questa sarà la mia prossima moto oppure no. Buon divertimento. Grazie. A dopo. Ciao. Questa Tracer ha un motore decisamente diverso rispetto alla mia Tiger. È un motore più spinto e si sente, è più rumoroso, addirittura sembra quasi un 4 cilindri. È molto compresso. I 119 cavalli si sentono tutti già a primo colpo.
Il sound di questa moto mi piace molto. Le mie impressioni di guida sono veramente molto molto positive. Questa moto mi piace. Sembra un quattro cilindri. Fra i dispositivi innovativi troviamo il radar anteriore con il cruise control adattivo e la frenata combinata. Sicuramente sono cose importanti per la sicurezza che io apprezzo molto. Questa prova della Tracer 9 GT Plus è pienamente soddisfacente. Mi piace molto questa moto, sono veramente entusiasta. Nella sede della Faieta Motors di Pescara vi presento Mario. Piacere, piacere a tutti. E al quale io chiedo di fornirci alcune informazioni in merito a questa bellissima moto che io sto acquistando. Eraldo, intanto complimenti per il tuo futuro, per la tua futura moto. Grazie. Speriamo. Grazie. E niente, questa è la Tracer 9 GT Plus, una moto che ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale, ha direttamente la piattaforma inerziale a 6 assi, cambio quick shifter, un cambio assolutamente fluido, un cambio molto 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 preciso, quadro strumenti in TFT, ABS, controllo di trazione, cruise control, insomma una moto assolutamente full optional, ha un prezzo di 16.499 euro. E questa è il top di gamma Yamaha, disponibile nelle due colorazioni Icon Performance e Power Grey. Sì. Non la vedete con le borse laterali montate, ma le borse laterali sono in dotazione. La moto ha una linea futuristica e la vera grande innovazione su questa moto è il radar. Il radar è un dispositivo di sicurezza che oggi su determinati motocicli che sono predisposte per il turismo e non solo, anche per una guida un po' più sportiva,
il radar è un dispositivo di sicurezza che non dovrebbe mai mancare. In posizione cruise control ti previene un incidente, ti previene il tamponamento, ti predispone la moto in modo tale che il pilota possa concentrarsi sulla strada e non più sul motociclo. Quindi un dispositivo di sicurezza che non dovrebbe mai mancare. Molto molto importante. Benissimo Mario, io ti ringrazio per la tua gentilezza, cortesia e non solo, ma anche per avermi fatto fare un test di prova di questa fantastica moto che mi è piaciuta veramente tanto 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 e presto la vedrete nel mio garage. E io ti saluto e ti do appuntamento a prestissimo. Io approfitto, Eraldo, se mi permetti, di invitare tutti i tuoi followers a raggiungerci in sede e provare la Tracer 9 GT Plus, così potranno vivere la tua stessa identica esperienza. Bene, sì, grazie Mario, ma questo sicuramente sarà apprezzato da tutti coloro che mi seguono e al tuo invito chiaramente si aggiunge anche il mio. Amici, venite qui da Faietta Motors di Pescara, ove vi accoglieranno con disponibilità, gentilezza, cortesia e qualità.